Dalle collezioni private emergono dipinti mai visti e da collezioni insospettabili, fatti di capolavori, può emergere anche cose che non vanno bene. Ci sono stati dei periodi nel passato ai quali io non ho partecipato, che per esempio per certi autori c'erano certi critici di riferimento che successivamente sono stati superati da altri critici e hanno messo in discussione tutta la parte iniziale. Recentemente mi sono arrivate due opere apparentemente Viviani. Avevo intuito che fossero due opere che con Viviani avessero poco a che fare, però non spetta a noi dare un giudizio, quindi le ho portate a Viareggio dal maggiore esponente della critica di Viviani, che è Enrico Dei. Il mondo della pittura è vasto, ho pensato di specializzarmi su Lorenzo Viviani, scientificamente dall'età di 19 anni. Quello che mi ha colpito di Viviani è la sua forza con cui sostiene gli ultimi. Perché un uomo con le sue caratteristiche poteva aspirare a tematiche che forse ne avrebbero reso del denaro importante. Invece lui non ha mai derogato, ma è stato sempre coerente a se stesso. E per me la coerenza vale tutto. La sua fortuna critica c'è stata anche nei suoi tempi. Successivamente, con l'avvento della Seconda Guerra Mondiale, lui era morto, ci sono stati anche degli equivoci. Viviani si sente un rivoluzionario. Personalità che l'ha portato ad essere il più grande espressionista italiano, quindi tra i maggiori europei. Tutti si fidano di lui, è divertente, colto, ha vissuto studiando Viviani, sa tutto. Oh, guarda chi c'è, buongiorno. Ciao, buongiorno, buongiorno. Allora? Tempo fa mi ha chiamato Filippo dicendo che aveva due oggetti di Viviani dubbi. Sul piatto io metto 50 anni di ricerche, metto la bellezza di 11.000 fotografie, va bene, tutti i cataloghi che hanno stampato su di lui e circa 700-800 originali di articoli. Vieni Filippo, accomodati. Grazie. Quando sono arrivati qui nel mio studio, le sue perplessità le ho confermate. Che ne pensi? Capolavori assoluti. Ma ascolta, se si fosse negli Stati Uniti mi affiderei al quinto emendamento. Avrei la facoltà di non dire niente. Perché prendiamo ad esempio quello più piccolo, non so che mondo vuole richiamare, se una vecchina, se una mamma, non lo so, però sproporzioni, colori sudici, profondità zero, firma per l'amor di Dio, cioè proprio non ci siamo. L'altro è il figlio di una mostra tenuta alla Galleria Milano, a Milano, di circa 70 dipinti, di cui uno buono e gli altri tutti falsi. Nel mondo di Viviani, ovviamente ci sono i soliti uccellacci. Certo, vabbè, ho riassunto. Concludendo, sono dire falso è brutto, sono due imitazioni. Il fenomeno di vendere Viviani da parte dei suoi imitatori, essendo un grande maestro, la gente pensava al nome ma non certamente al contenuto. Quadri che magari da 50 anni nella stessa collezione vengono fuori, vengono da me e io li boccio, con delle motivazioni ben precise. Più oltretutto un familiare di Lorenzo Viviani e ne ha commissionati tanti di falsi, perché quando lui ha ereditato la sua parte, in 448 l'ha svenduta. E allora aveva bisogno sempre di vendere. Beh, il numero di falsi che hanno sottoposto alla mia attenzione è non meno di 150, di dipinti. Poi ci sono tonnellate di disegni o di tecniche miste. In un museo importante di D'Alta Italia ci sono due Viviani falsi. Io non dico niente. Però nel catalogo generale a cui sto lavorando con calma non ci andranno mai. In varie aste, quelli che io ho bocciato, dando un mio modesto parere, sono andati in asta. Se l'hanno venduto o meno non lo so.
Il mio dovere è che se domani vengano qui per una certificazione, io chiamo immediatamente i carabinieri, perché ho un rapporto con loro. Biana avrebbe detto, non voglio fare il venerello di me stesso, ma nessuno ha la mia preparazione su Lorenzo Biana. Questo lo dico serenamente e tranquillamente. L'ho inseguito fin da ragazzo. Il risultato di questo incontro è stato che mi sono fermato a Viareggio e ho mangiato molto bene in un ristorante. I quadri sono tornati a Firenze e ho avuto la forza di dire ai proprietari che non erano due opere di Viani, ma era uno che si era firmato Viani.